Salve a tutti. Oggi voglio parlarvi di un concetto che è molto attinente con la stagione che stiamo vivendo, perché oggi voglio parlarvi dell'ombra. L'ombra che cos'è? È una proiezione di un corpo quando questo è posto di fronte ad una fonte luminosa. E così fa l'essere umano di fronte al sole, di fronte ad una fonte di luce, proietta a terra un'ombra. L'ombra si chiama così perché se voi vedete a parte una forma esteriore, quindi un perimetro, non conosciamo nulla, non vediamo i tratti, non vediamo i lineamenti, non riusciamo a scorgere dei particolari. Quello che possiamo vedere è esclusivamente una sagoma. E questo perché? Perché l'ombra in qualche modo porta un messaggio che non è stato riconosciuto o non è stato accettato. A volte questo succede perché non ne siamo stati consapevoli, a volte succede perché proviamo troppo dolore nell'andare a verificare questo messaggio, altre volte proprio per convenienza facciamo finta che quest'ombra non esista. Ma vedete, l'ombra è sempre con noi. Ogni qualvolta incontriamo una fonte di luce, la nostra ombra a volte la vediamo di fianco a noi, a volte sembra sorpassarci per renderci evidente la sua esistenza, a volte, altre volte ci rimane dietro. E questo come facciamo noi a riconoscerlo nella vita di tutti i giorni? Bene, la nostra ombra, la vediamo proprio perché a sagoma umana noi la vediamo esattamente in tutte le persone che noi incontriamo, soprattutto in quelle persone in cui generiamo degli attriti, perché l'attrito vuol dire che entra in collisione il comportamento della persona che incontriamo con il principio che noi non abbiamo integrato all'interno di noi. E quindi in realtà noi non vediamo la persona di fronte, ma vediamo l'incapacità che abbiamo di noi stessi di non accettarci, di non amarci, di non entrare in sintonia con le nostre dualità, ombra e luce. E quindi la luce che vediamo esteriore, che può essere appunto una luce materiale, ma potrebbe essere anche una luce spirituale, dettata appunto da un simbolo, perché se pensiamo alla generosità, se pensiamo alla gioia, se pensiamo alla disponibilità, se pensiamo alla purezza dei pensieri, o possiamo pensare all'abbraccio, all'accoglienza, ma potrei parlare all'infinito. Ecco, quando noi non siamo in sintonia con questi simboli, dentro di noi ci appare questa dualità e nella dualità entra il conflitto. E perché proprio in estate? Perché avete fatto caso come in questa stagione così calda e luminosa, in genere abbiamo una tolleranza vicina allo zero per quanto riguarda i comportamenti degli altri, cioè diventiamo più scattosi, più irascibili, più irritanti, irritati, manifestiamo più spesso il nostro malumore. Perché? Proprio perché questa luce è così prorompente e il calore che genera è così forte da far sì che quest'ombra diventi più evidente. E il calore che questo sole genera, che cos'è? È l'attrito che noi generiamo quando incontriamo o ci scontriamo con l'altro. Vedete, quando cuociamo un cibo, il calore genera una trasformazione. Ecco, il calore generato dall'attrito, del litigio, della collera, della problematica che incontriamo insieme all'altro, permette, se ne siamo consapevoli e ne abbiamo gli strumenti, proprio di trasmutare questa dualità, questa separazione, la portiamo ad avere una unione. Ecco, quindi l'ombra che cos'è? L'ombra è uno spillone che ci consente nel nostro cammino
arrivare all'evoluzione, di andare ad unificare le nostre parti duali che nascono con noi, perché l'ombra nasce dai piedi, rimane attaccata ai piedi quando la proiettiamo e i piedi sono le nostre radici e quindi l'ombra nasce con noi. Ognuno di noi ha nel suo cammino un'ombra o più ombre da dover trasmutare. E quindi la luce del sole, e quindi la luce spirituale, il calore estivo, ci consente di incontrare l'altro e di far sì finalmente che questa ferita o questo dolore venga cicatrizzato, venga curato e che in qualche modo possiamo finalmente tornare in quel concetto ad essere uno con tutto.